primo gennaio 2021. Auguri di buon anno. Io dovevo partire oggi, però ci sono stati alcuni intoppi. Volete sapere l'ultima? È il 31 dicembre. Sono sceso con la bici a prendere una cosa e mi si è rotto un pezzo della corona. Non ci credo, è il 31 dicembre. Adesso ho portato la bici a un ragazzo che era chiuso, però fortunatamente io ho bussato, ho detto guarda, domani parto. Fortunatamente mi ha detto mezz'ora, guarda, dammi mezz'ora 40 minuti. E però, cioè, veramente pazzesca sta cosa. E adesso niente, faccio un giro. Porca miseria, ma ti resta perché? Adesso proprio, cioè il 31 dicembre, io l'1 parto, ma perché? Comunque passo tra mezz'ora e speriamo, madonna. Cioè pensa se mi fosse capitato domani mattina, era finita. Non partivo ma rimanevo fermo proprio. Poi però è successo qualcosa di... Ragazzi, incredibile. Me l'ha aggiustata, a parte l'ansia che avevo. E non mi ha fatto pagare niente. Cioè io non ci credo. Cioè è una roba pazzesca. E cioè, sono emozionato perché non mi ha fatto pagare nulla. E non lo so, non so che dire. Però cioè, mi ha salvato proprio il culo. Mi ha salvato il culo nel vero senso della parola. Si era staccato proprio un piatto. E niente, lui ha smontato tutta la bici, me l'ha rimessa e che robe. E in più la cosa che mi ha fatto veramente perdere tanto tempo è stato fare le valigie per equilibrare la bici. Sono in quella fase, non so se definirla più difficile per quanto riguarda la preparazione di questo viaggio. Perché? Perché sto facendo praticamente la selezione di tutta la roba che dovrò portarmi dietro e c'ho tutta questa roba, tutta questa roba qui che adesso poi vi apro e ve la faccio vedere, tutta questa roba e l'obiettivo è farlo stare tutto qui. Lo so, è difficile e quindi devo riuscire a capire cosa portare e devo levare, perché dovrò portarmi veramente dietro l'essenziale. Solo che ogni volta che guardo magari un capo, una roba, tipo una camicia, dico, però questa la potrei mettere. E però, se ci penso, cioè se vado a vedere concretamente, io quella camicia lì tipo non la indosso da un anno e mezzo, però faccio fatica a staccarmi, dico, però mi potrebbe servire. Quindi è un po' stressante, un po' un casino. Ad ogni modo dovrò farlo. È uno sporco lavoro, ma si deve fare perché devo cercare di viaggiare il più leggero possibile, cioè... Devo considerare che sarò io a portare la bici, sarò io a pedalare. Più roba porto, più farò fatica. E quindi se voglio essere anche un po', non dico veloce, ma insomma, perlomeno mentre pedalo, andare almeno 10 km orari, non lo so, devo comunque fare in modo che la bici non pesi troppo. Ad ogni modo, tutto quello che non porterò con me, non lo terrò. Ho deciso che regalerò tutto quanto. Regalerò giacche, pantaloni, maglioni, tutto. E voglio regalarlo alle persone che hanno bisogno, quindi farò un bel sacco e andrò poi per strada, lo regalerò. Giorno 2, faticosissimo anche questo, perché ho dovuto cercare di levare tutto quello che non era indispensabile, solo che il problema è che io non ho mai fatto un viaggio del genere, quindi non so cos'è indispensabile o no, quindi mi sono visto un sacco di tutorial, un sacco di video su YouTube, è stato stressantissimo. Ho cercato di far stare tutto quello che riuscivo in queste due borse e questa qua, quindi tutti i miei vestiti, quindi tutto quello che mi serve o credo che mi possa servire durante questo viaggio, l'ho messo in queste tre borse. E ancora devo mettere altre cose, tipo l'asciugamano e poi tutta questa roba qui, devo riuscirla a infilare dentro a quelle due borse, queste qua. Una e una, due, che è qua piegata. E è un casino, raga. È un casino, sono tre giorni che cerco di sistemare le cose nelle borse, questa è troppo piena, allora la sposto qui, però poi mi sposta il peso e allora poi questa forse non mi serve.
impazzendo. Allora, siamo a questa situazione e oggi è il 30. Io domani devo aver finito tutto, tutto. Cioè, in realtà io domani avrei voluto avere il giorno libero per rilassarmi un attimo prima della partenza, perché domani è il 31 e io l'1 parto. Però non lo so se ce la faccio. Ad ogni modo, devo ancora piegare il sacco a pelo, tenere una borsa per un po' di spesa e quindi considerare il peso. E poi c'è ancora questa roba, che... Perché? Dai, finisco e via. Cazzo, dopo una notte lunga, finalmente ho sistemato tutto. Adesso la stanza è vuota e libera, pronta per essere riaffittata. Gli ho dato una pulita, ho messo tutte le cose per il momento nella stanza del mio coinquilino, perché poi, siccome oggi devo lasciare anche la casa, sistemo proprio le valigie, gli equilibri di queste cose qua e poi si parte. Va bene, credo che a questo punto, a parte altri intoppi, e spero di no, ci siamo. Domani si parte, quindi vi faccio i miei più sinceri auguri e spero davvero che quest'anno, cioè il 2021, sia per tutti noi, davvero l'anno della rinascita, perché dopo quello che abbiamo passato ce lo meritiamo. Se avete un sogno, se credete anche solo l'1%, anche solo l'1%, vi prego, fatelo, non abbiate paura, non abbiate paura di sbagliare, non abbiate paura di fallire, non abbiate paura di voi stessi rispetto proprio ai desideri, ai sogni. Per cui io veramente mi auguro con tutto il cuore che insieme quest'anno io e voi riusciamo davvero a spaccare, non a bici, ecco, questo però davvero mi auguro che quest'anno sia l'anno in cui si gettano le basi per una vita di valore, per una vita felice, e credo che non ci sia niente di più importante. Questo è il mio augurio e spero che stiate bene, che l'abbiate passato bene, e noi ci vediamo sulla strada.